come fanno non lo so, boh, però. Come fanno, bra? Come fanno? Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno. Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno. Considerato che mi nutro più di frutta e di verdura che di altro, vorrei produrre almeno metà di quanto mangio. Questo è quanto punto in alto, faccio un salto. Non ho niente contro il diritto di detenere un'arma, zio, ma io spero mi protegga questo santino di Padre Pio, altrimenti addio, oblio. Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno. Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno. Dance, ballo, 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 raga, chi lo salta tre minuti cosa accade? Qualsiasi cosa potrei sprofondare nell'ade o guardare la prima puntata del Dono di Spade. Sulla strumentale rimbalzo, rientro nel palazzo, mi rilasso. Dopo l'allenamento in palestra, ho svuotato la testa, apro la finestra, aria fresca. Se fossi un senza tetto, un barbone, chiederei monete facendo freestyle, stazione libera, improvvisazione contro il positivismo come Weber. Non mi piace lo spumante, dammi Jäger. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, perplesso mi chiedo come fanno. Ogni giorno, ogni mese, ogni anno, mi chiedo come faranno. È così ogni giorno, ogni mese, ogni anno, io mi chiedo come fanno. E mi chiedo, eh sì, ma come si fa a far colazione così? Boh. Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno. Come fanno quelle persone a fare colazione mangiando bacon, uova e salmone? Guardo quanto consumo, sto mangiando troppo, sarebbe opportuno un tempo di digiuno.